cari amici del Volto del Ring, benvenuti alla recensione di AEW All Out 2020. Partiamo col primo match della serata, un Tooth and Nail match dove Big Swole ha sconfitto Britt Baker. Che dire, questo non è stato un vero e proprio match di wrestling, è stata una contesa ambientata in uno studio dentistico, però è stato comunque divertente da vedere. Dispiace per la sconfitta di Britt Baker, che sono sicuro riuscirà a riscattarsi in una rivincita sicuramente sul quadrato. Questo match è stato un match, diciamo, per riabituarsi al lottato in modo moderato dopo il brutto infortunio che ha avuto. È andato comunque abbastanza bene, quindi che dire, ci aspettiamo una grande rivincita tra le due in un match serio. Passiamo poi al tag team match super tra il Jurassic Express e gli Young Bucks, match che, come vi avevo detto nei pronostici, ha regalato tanto spettacolo. Alla fine, a spuntarla sono stati proprio gli Young Bucks che vincono alla grande e secondo me sono pronti a puntare finalmente ai titoli di coppia in modo deciso. Passiamo poi alla Casino Battle Royale a 21 uomini, Battle Royale stratosferica, mi è piaciuta davvero tantissimo, veramente molto bella. Soprattutto c'è stato un momento incredibile con il debutto in AEW di Matt Sydal, che ha debuttato facendo un botch di quelli clamorosi che me lo ricorderò a vita, perché ragazzi, una figura DM così non l'ho mai vista, ve lo giuro. Una cosa del genere forse non si vede dal periodo di Titus O'Neil in WWE a Greatest Royal Rumble, se vi ricordate, ma andando a ritroso nel passato è difficile trovare un momento così comico, poi soprattutto per un debutto, quindi capisco l'emozione per Matt Sydal, però cavolo, un botch del genere, mamma mia, resterà negli annali. Comunque, scherzi a parte, è anche arrivato tra gli ultimi sopravvissuti nella Battle Royale, ha fatto una prestazione super, ma comunque in generale è stata una prestazione collettiva di tutti gli atleti che hanno partecipato, veramente incredibile. Alla fine è stato Lance Archer a spuntarla, quindi Lance Archer, il pupillo di Jake the Snake Roberts, vince e dunque sarà lui il prossimo sfidante per il titolo mondiale AEW. Passiamo poi al Last Man Standing Match tra Matt Hardy e Sammy Guevara. Se Matt Hardy avesse perso avrebbe dovuto lasciare per sempre la All Elite Wrestling. È stato così? No! Matt Hardy è riuscito a riscattarsi e a vincere il match. Match che me l'aspettavo un pochino più lungo, onestamente, però c'è anche da dire che comunque Matt Hardy, con tutto rispetto ai suoi anni, la sua forma fisica è quella, quindi si sono dovuti arrangiare in qualche modo per organizzare un match che non fosse mai troppo pesante e troppo lungo. Comunque sono riusciti a imbastire lo stesso una contesa interessante. Adesso che dire, i due sono sull'1-1, quindi io mi aspetto assolutamente un terzo e ultimo match che ci starebbe veramente molto bene. Passiamo poi ad uno dei match più belli di tutta la serata, quello valido per il titolo femminile AEW. Hikaru Shida, la campionessa in carica, ha difeso il titolo e ha respinto l'assalto di Thunder Rosa, la campionessa femminile NWA. È stato un match veramente incredibile, spettacolare. Thunder Rosa, diciamo, che ha dominato i tre quarti del match. A un certo punto ho creduto davvero che potesse arrivare a vincerlo, ma alla fine Hikaru Shida in qualche modo è riuscita nel finale a ribaltare la situazione, a conservare il titolo. Veramente un match strepitoso. Passiamo poi all'Eight Man Tag Team Match, dove avevamo le seguenti fazioni: il Dark Order contro il team composto da Dustin Rhodes, Matt Cardona, QT Marshall e Scorpio Sky. Alla fine sono stati proprio questi ultimi face a trionfare con un roll up decisivo di Dustin Rhodes su Colt Cabana, che ormai mi sa che è sempre più vicino ad essere cacciato a pedate dal Dark Order, poi non so, magari non sarà così. E inoltre nella serata è stato sancito un match valido per il titolo TNT per la prossima puntata di Dynamite, quindi Dustin Rhodes è stato premiato e potrà affrontare Mr. Brody Lee per il titolo. Questo Eight Man Tag Team Match è stato veramente spettacolare, uno spettacolo. Passiamo poi al match valido per i titoli di coppia AEW. Questo, ragazzi, forse è stato il match della serata, un match infinito. Gli atleti avrebbero potuto combattere anche all'infinito per anni, che non saremmo mai stufati di vederli in azione. È stato un match che non finiva mai, ma veramente pieno di colpi di scena.
Gli FTR alla fine sono riusciti, come vi ho sempre detto da mesi, a vincere alla loro prima occasione titolata le cinture contro Kenny Omega e Adam Page. Quindi lo split tra i due ex campioni ormai si è avviato, i due non sono riusciti a vincere, il finale di match rafforza questa mia teoria dello split. Gli FTR, appunto, come vi ho già detto da varie settimane, da vari mesi, alla fine erano destinati a vincere le cinture e l'hanno fatto al loro primo match titolato. Grande vittoria per loro, auguri per il loro nuovo regno da campioni, staremo a vedere chi saranno i loro prossimi sfidanti, secondo me gli Young Bucks. Passiamo poi al Mimosa Mayhem match tra Chris Jericho e Orange Cassidy. Come previsto nei pronostici, alla fine Orange Cassidy è riuscito a prevalere, a chiudere la rivalità. Match veramente bellissimo. Io all'inizio con questa stipulazione pensavo che fosse una trashata assurda, invece alla fine è uscito fuori un match davvero molto ben combattuto. Che dire, grande vittoria per Orange Cassidy, mi è piaciuto davvero tanto questo incontro. E poi passiamo al main event, quello valido per il titolo mondiale AEW, dove John Moxley, dopo una battaglia davvero cruenta, dove si è visto anche tanto sangue, è riuscito a sconfiggere un grande MJF. È stato un match incredibile. La manovra finale di John Moxley era stata bandita dal match, ma Moxley ha approfittato di una distrazione dell'arbitro per metterla a segno e dunque è riuscito astutamente a conservare il titolo. E dunque, ragazzi, il prossimo avversario di John Moxley sarà Lance Archer, quindi abbiamo uno scontro davvero molto molto importante in vista. Staremo a vedere chi vincerà. Comunque, ragazzi, l'evento è stato veramente super. Io gli do un voto 9,5 su 10. È stato un evento bomba, un evento pazzesco. Non finirò mai di ripeterlo, la All Elite Wrestling propone wrestling, roba seria, lottato serio, non pagliacciate per bambini e tutte le varie stupidaggini che possono proporre altre federazioni. La All Elite Wrestling propone wrestling serio per i veri appassionati e quindi 9,5 su 10 è un voto che secondo me ci sta pienamente per un evento che veramente rispecchia ciò che dovrebbe essere davvero il pro wrestling. Un evento del genere dovrebbe fare scuola per altre federazioni. Il vero wrestling passa per la AEW. E non lo dico perché, come tanti altri, ci sono i legamenti di fondo schiena, partnership con siti web, pay TV. No, io lo dico davvero fan. Io, fuori da questa maschera, sono un fan. O meglio, tolta la maschera, sono un vero fan di wrestling. E sinceramente, vedere questi eventi mi fa molto molto piacere, è una grande cosa per tutti i veri appassionati, quindi lo dico da fan e non da persona che viene pagata per leccare il fondo schiena perché sono partnership con siti e pay TV, no. La All Elite Wrestling è veramente tanta 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 roba. Grazie per aver partecipato, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate dell'evento e ci vediamo al prossimo video, ciao!